Benvenuti, siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, il Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione di Conflitti. Benvenuto, professore. Buongiorno e un caro saluto a tutti e a tutte. Professor Novara, circa 2 anni fa avevamo realizzato un'intervista sulla sua proposta educativa basata sul metodo maieutico, alla quale si guida anche un vostro un convegno nell'estate. Questi 2 anni di post-pandemia sono stati lunghi e carichi di incertezze e novità. A questo punto a che punto siamo con la sua proposta e la scuola è stata in grado di recepirla? Dunque, è una domandona, ovviamente. Nel frattempo, di positivo, riscontriamo che la DAD è stata definitivamente seppellita. Un esperimento fallito, qualcuno pensava di farne un vessillo della nuova scuola digitale, tecnologica e quant'altro, però la realtà è stata molto più penosa di quelli che erano i desiderata, dietro cui stavano tante necessità di marketing, di mercato. Ancora adesso non è chiaro dove vengono pagati gli abbonamenti, ecco, alle piattaforme. Quindi sono aspetti veramente molto incresciosi di questa faccenda. E io ritengo che aver seppellito la DAD sia assolutamente un lascito, no? Come dire, involontario, ma notevole, diciamo, del Covid, perché tutto il discorso della scuola digitale si è sgonfiato, si è ridimensionato, nonostante che poi fosse l'unica area di investimento economico sulla scuola negli ultimi 10 anni. Allo stesso tempo, però, non è cresciuta, devo essere sincero, la consapevolezza che il problema di una scuola di qualità è la formazione pedagogica degli insegnanti. Anzi, io valuto con molte, 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 molte riserve l'investimento del Ministero e del Governo, più che del Ministero, negli ultimi 2 o 3 anni. Per riempire le scuole di psicoterapeuti. Ecco, la mia idea su questo l'ho espressa già all'epoca del mio famoso libro Non è colpa dei bambini, quando nel 2017 per la prima volta denuncio l'eccesso di neurocertificazioni nelle scuole, con la sparizione del bambino difficile, che era diventato un bambino con i disturbi. Ma è ovvio che se riempiamo le scuole di psicoterapeuti e continuiamo in questo orribile capitolo della sanitarizzazione, della medicalizzazione, della scuola. È logico che anche gli psicologi possono fare la loro parte nella scuola, ci mancherebbe. Come gli informatici, ma non puoi mettere il carro davanti ai buoi. Ecco, e mi scuso del gioco di parole e dell'utilizzo di un proverbio veramente obsoleto, ma ogni tanto, no? Ci vuole. Ecco, cos'è mettere il carro davanti ai buoi? Che a scuola non c'è la pedagogia. Non ci sono pedagogisti, pochi sono stati sterminati da 20 anni. Continuiamo a essere l'unico paese europeo senza un profilo pedagogico nelle scuole, senza dare agli insegnanti una formazione pedagogica, per cui se un insegnante conosce bene una materia sembra essere sufficiente, che ne so,
sei bravo in matematica, fai l'insegnante di matematica, ma così ci facciamo del male, la scuola non potrà funzionare, perché la scuola devi anzitutto saper gestire una classe, un gruppo di persone, devi saper organizzare dei processi di apprendimento relativamente a delle aree di lavoro, devi far lavorare gli alunni, non blaterare. E se tu non hai competenza su questo, perché ti manca il metodo, non ci sarà nessun psicoterapeuta che ti può aiutare, ma sarebbe utile che ogni scuola avesse una figura di consulenza pedagogica, oltre anche una assunzione su base pedagogica, non se conosci la tua materia. In tutta Europa le materie si stanno ridimensionando, perché ci si rende conto che tutta la conoscenza è interconnessa. Non esiste una conoscenza settorializzata. L'abbiamo visto anche all'epoca del Covid, era tutto interconnesso e bisognava conoscere tante componenti del pensiero per riuscire a mettere assieme una strategia adeguata. Non c'era nulla di automatico che riguardasse solo una materia. La crisi dei virologi è stata anche questa, che loro si occupavano di un segmentino talmente piccolo, dimenticando tutto il resto. Adesso noi, dopo 3 anni, ci troviamo i ragazzini e le ragazzine fragili che sono in crisi. Certo che si poteva prevedere, se non ci fossimo lasciati irritire dal puro e semplice discorso del virologo di turno. Certo. E quando io per 2 anni ho continuato a dire, appunto, eliminiamo le restrizioni scolastiche, perché poi creeranno dei danni molto molto seri, no? Per esempio l'eccesso di mascherine a scuola dopo i primi tempi è stato assolutamente deleterio, e l'Italia sulla scuola è risultata il paese con più restrizioni. Ecco, per cui sono contento a metà. Quindi, allora, stavo dicendo che lei, appunto, fa questa critica di che c'è bisogno di più pedagogia all'interno della scuola. E quindi lei propone anche questo suo metodo basato sulla maieutica, di cui il punto cruciale di questo metodo è la situazione stimolo. Ci aiuta a comprendere meglio di che cosa si tratta? Dunque, noi dobbiamo capire la storia della scuola italiana, che sostanzialmente legata a un modello, come dire, filosofico idealistico, cioè e anche religioso. Nel complesso le scuole sono sempre state legate a le congregazioni che si occupavano appunto di scuola e che quindi creavano. Il modello è quindi un modello molto legato a quello omeletico, cioè proprio letteralmente all'omelia, che faceva pendant col modello dell'Alexio medievale, ossia quando Gutenberg non era neanche nato, nelle università non esistevano i libri e quindi esisteva il lettore, quindi l'Alexio. Per giunta nel 23 Giovanni Gentile elabora una riforma, che riforma non è proprio, una conservazione direi del sistema sostanzialmente religioso omeletico, per cui crea una scuola piramidale a favore delle classi superiori e quindi mette all'apice delle scuole, innanzitutto ovviamente i licei, tanto più il liceo classico, dove la parola, la spiegazione, la magistralità dell'insegnante diventa sostanziale, diventa centrale. È una scuola basata sull'ascolto
di questa magistralità, proprio perché in questo modo lui garantiva alle classi superiori di mantenere il loro predominio. Cioè, in altre parole, chi va avanti nella scuola gentiliana, chi ha alle spalle una famiglia carica di libri, carica di cultura, ecco, tutto questo modello poi viene, come dire, abbattuto dalla famosa lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani nel 67, ma la scuola non procede necessariamente in questa direzione, se non con la scuola dell'infanzia, che nasce dopo la lettera a una professoressa, così come anche i nidi. Le altre ordini di scuola sono comunque ancora soggiogate all'idea gentiliana della trasmissione di contenuti, cioè della priorità sulla conoscenza pura, della capacità di ripetere questa conoscenza da parte degli alunni. Quindi c'è un corpus, in altre parole, nel modello gentiliano, che l'alunno deve non solo ricevere, assimilare e restituire, no? Ruminare, si diceva una volta, e restituire, che ne so, nell'interrogazione, nel compito in classe, tutte forme che non hanno una valenza pedagogica, ma che restano, ecco, come pratiche inerziali di un modello di scuola assolutamente desueto, superatissimo, ma che mantiene le sue radici nella trasmissione inconscia di generazione in generazione degli insegnanti. In altre parole, mancando una vera formazione pedagogica innovativa, ognuno dei nuovi insegnanti fa come quella che l'ha preceduto, e ripete all'infinito un modello arcaico, assolutamente arcaico, cioè quello della pura e semplice trasmissione frontale. Va detto che oggi come oggi nella scuola, fatto salvo la scuola dell'infanzia, che nasce già, come dire, in un altro modo, quindi su quello abbiamo delle ottime prospettive, ma anche la scuola primaria si è mossa. Se noi entriamo oggi in una scuola primaria italiana, vediamo che la frontalità, almeno spaziale, con i banchi collocati come in una caserma, è ridotta, molto ridotta. Incominciano a esserci le disposizioni a isola, cominciano a esserci le disposizioni a semicerchio. Io ultimamente sono stato in una scuola nella provincia di Salerno e ho visto appunto in quinta elementare i bambini messi a ferro di cavallo, poi li ho fatti lavorare, è stato anche molto, molto piacevole, che non riesco mai ad andare nelle scuole per mancanza di tempo. Cioè, si nota, ecco, che qualcosa sta succedendo, ma se noi parliamo della secondaria, la situazione è veramente in uno stato che spesso e volentieri possiamo definire archeologico. L'altro giorno mi è capitato di sentire dei genitori raccontarmi che il loro figlio è in una scuola agraria, in aperta campagna, questa scuola agraria. Bene, in tutto l'anno scolastico sono sempre stati confinati dentro l'aula senza mai fare una visita alle tante aziende zootecniche che sono lì nel territorio. Ecco. Io dico, ma come si fa? Anche per esempio, siamo in Italia, no? Adesso il governo è tutto propenso a valorizzare le tante bellezze del nostro paese. Certo, cioè, noi abbiamo un terzo del patrimonio culturale artistico del mondo, figuriamoci. Però allora è pensabile, in un contesto del genere, che non so, l'educazione artistica, no, più che educazione artistica, storia dell'arte, venga, no, come dire, imparata semplicemente sui libri di testo?
Io sono in una sede in cui vi farei vedere un vero soffitto a cassettoni qua in alto sopra di me del Cinquecento. E quando viene qualcuno, devo dire, guardate che non è stato fatto da un architetto, è autentico, ha 5 secoli. E questo non è il nostro palazzo, non è neanche tutelato dei beni artistico-culturali, perché il centro storico della mia città, Piacenza, è praticamente tutto così. Noi viviamo nella bellezza artistica come italiani. No, ma che senso ha studiare Rosone sui libri? Vallo a vedere il Rosone romanico, anzitutto. Ecco, allora la situazione stimolo è proprio questo, partire da occasioni, no? Che ti sorprendono e che appunto ti creano domande, una visita, un testimone, un video, no? Guardiamolo questo video della sonda che arriva, che ne so, che arriva su Marte, e chiediamoci che domande nascono rispetto, che ne so, all'essere umano che vorrà andare su Marte. Ne vale la pena? Come mai ne vale la pena? Perché ci vogliamo andare? Ecco, una situazione stimolo di varia natura, no? Per i bambini. Adesso siamo in primavera, è straordinario, no? Fare piccoli esperimenti con la terra, con gli ortaggi, con i semi, con le piante, e scoprire, non sono i lavoretti, no? La Montessori fu massacrata dall'accademismo pedagogico italiano perché faceva fare i lavoretti. Ma stiamo scherzando, le neuroscienze hanno dato 100.000 volte ragione alla Montessori e hanno messo in un angolo con le orecchie d'asino il nostro accademismo perverso che fece scappare, peraltro, la Montessori, insieme al fascismo, intendiamoci, dall'Italia, come noto, è sepolta in Olanda. Ecco, appunto, diciamo, lei ci ha fatto un bel quadro della situazione. E aggiungo una piccola pillola al nostro dibattito. Di recente, appunto, il dibattito sulle app di intelligenza artificiale sta mettendo in forte discussione quello che lei ha descritto molto bene, il modello gentiliano, dove la mattina l'insegnante spiega in classe e il pomeriggio si fanno i compiti a casa. Compiti che oggi sono tranquillamente eseguibili da questi applicativi di intelligenza artificiale. Il metodo maieutico può essere una delle alternative appunto per contrastare questo modo di fare, di fare i compiti e con quali aspettative? Ecco, assolutamente, certo, la vera scuola è basata sul metodo maieutico, comunque sul metodo attivo, cioè che nasce dall'imprevedibilità. Ogni volta che noi lavoriamo sulla prevedibilità, cioè sulla ripetizione di contenuti, è chiaro che diamo la stura all'intelligenza artificiale di riempire tutto questo. Lo faranno senz'altro meglio loro, è logico. C'è anche una lezione frontale, la farà meglio un'intelligenza artificiale di un insegnante che ogni tanto si impappina, eccetera, eccetera. E quindi dobbiamo tornare a un modello, tornare o comunque scoprire un modello di scuola come luogo di esperienza, luogo di ricerca, luogo dove si affrontano problemi. Luogo dove la dimensione di interazione umana fra gli alunni è centrale, perché è questo che ci salva, come dire, dalla scuola trasmissiva che verrà asfaltata e spazzata via dall'intelligenza artificiale, perché adesso è tutto bloccato, ma fino a quando si potrà bloccare? Allora, come abbiamo comunque capito che la DAD non è una soluzione, perché passare dalle lezioni alle video lezioni è semplicemente una noia e una lagna terrificante. Ecco che anche nel caso anche l'intelligenza artificiale ci mostra che la scuola delle risposte esatte non è una vera scuola, non lascia nulla, come direbbe Howard Gardner.
si impara quando tu sei in grado di applicare la conoscenza, non se la sai ripetere. Ecco, la scuola delle domande illegittime, cioè le domande che l'insegnante fa sapendo già la risposta, no? Su quale isola del Mediterraneo nasce Napoleone Bonaparte, su quale isola del Mediterraneo è mandato nel suo primo esilio, su quale isola dell'Oceano Pacifico finisce la sua vita. Insomma, ecco, bisogna rispondere, no, in questo modello, sulle isole di Napoleone Bonaparte. Ma che senso ha? No, che senso ha? Cosa impara in questo modo un alunno? Cioè, l'apprendimento ha una capacità, ti dà una capacità di leggere la realtà. Quindi, tornando alla metafora di storia dell'arte, tu entri, come dire, in un monumento o entri, come dire, in una città artistica e sai leggere, no? Sai selezionare, sai capire cosa è lo spazio architettonico, artistico, estetico di quella città. Cosa vuol dire per quella città? Mettiamo Verona, che è attraversata dal fiume Adige, come il fiume Adige poi ha creato, no, in questa città un genius loci particolare, e quindi elementi di antropologia, elementi di storia, elementi di arte, elementi ovviamente di letteratura. Si unisce il tutto all'interno di domande. La domanda è appunto, no, come la città ha vissuto questo fiume, no? In che modo è diventata una risorsa. Ecco, lavorare quindi nel metodo maieutico sulle domande generative, piuttosto che sulle risposte esatte, è ovvio che permette di liberare la scuola dall'incombenza della videolezione e dall'incombenza dell'intelligenza artificiale. Sulla questione dei compiti, comunque, già qualche anno fa il Ministero aveva parlato chiaro dicendo bisogna dare compiti di realtà, no? Compiti di realtà vuol dire chiedere agli alunni di fare qualcosa che non sia ripetitivo, no? Che ne so, leggere il giornale per vedere quali sono le notizie di cronaca attinenti, che ne so, l'inquinamento. Ecco, è un compito di realtà su cui l'insegnante non ha una risposta già preconfezionata, mentre i compiti quelli che si danno tradizionali adesso sono spesso semplicemente degli esercizi ripetitivi. Ecco, peraltro, come è noto, il Ministero non ha mai specificato se i compiti fanno parte dell'armamentario scolastico o se così sono lasciati alla discrezione dell'insegnante. Le uniche circolari, come è noto, richiamano le scuole a non dare compiti eccessivi durante i weekend, eccetera, eccetera. Sono le pratiche inerziali, ecco, la campanella, i compiti, le note, no, le interrogazioni. Sono pratiche che arrivano così dal passato remoto, restano lì, però in questa maniera la motivazione degli alunni italiani è sotto le scarpe, bassissima, i risultati bassissimi. I net aumentano, i net sono quelli che non studiano e non lavorano, i laureati diminuiscono. È una situazione imbarazzante. Non possiamo, ecco, avere una scuola così incassata nel passato piuttosto che orientata al futuro. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Restiamo sempre nell'ambito della tecnologia.
La tecnologia è una risorsa che deve essere utilizzata nei giusti modi, lei lo sostiene da tempo. Una ricerca francese svolta da Tisseron suggeriva l'introduzione degli dispositivi digitali dopo i 3 anni. Quanto è importante per i bambini così piccoli imparare a conoscere con il corpo, a cominciare dalla mano, per la costruzione delle mappe cognitive ed emotive e quindi imparare a costruire la propria identità? Ecco, la tecnologia a scuola c'è sempre stata ed è fondamentale, anche una lavagna d'Ardesia in fondo è tecnologia. Io sono un bambino negli anni 60, noi siamo passati dal pennino, dall'uso del pennino con la boccettina dell'inchiostro che ci macchiava all'inverosimile, per cui tenevamo necessariamente il grembiulino poi sostanzialmente viene eliminato quando si passa alla penna, no? Che permette di sporcarsi molto, molto, molto meno. Mi sembra che la penna incomincia a stabilizzarsi nelle scuole elementari attorno al, presumo, 65, ecco, una cosa del genere. Sono tutti passaggi tecnologici. È legittimo che quindi nella scuola ci sia la LIM, che ci siano i computer. Io ho ribadito sempre, come dire, due cose. Uno, che la tecnologia è un dispositivo didattico e che quindi non ci può essere la scuola digitale, che questo è un azzardo, è uno ossimoro. La scuola è la scuola, il digitale sono gli strumenti. E in seconda battuta, mi sono sempre considerato questi strumenti positivi nell'uso comune, cioè assieme, non che il tablet sostituisce la penna per i bambini e neanche per i ragazzi. Oggi le ricerche fortunatamente mi danno e ci danno ragione, ossia l'uso della tastiera in età precoce, l'uso del touch virtuale in età precoce sta creando molti danni ai bambini con un aumento dei disturbi specifici dell'apprendimento, i famosi DSA. Perché? Perché infierisce pesantemente sui processi di lettoscrittura. Cioè, la lettoscrittura è un processo motorio, non è un processo mentale. E quindi se tu comprometti il motorio della penna, che vuol dire che ogni volta in cui scrivi il tuo nome, il tuo cervello compie delle evoluzioni particolari, mentre invece se sei sulla tastiera sei come un criceto che continua a schiacciare le dita nello stesso modo. Fatto salvo che per un adulto va benissimo usare la tastiera, ma qua stiamo parlando specialmente di bambini che nei primi 6 anni hanno una capacità plastica stratosferica, una capacità di assorbimento eccezionale. Okay, quindi nel momento in cui li abitui a usare il touch o la tastiera, come sta succedendo in alcuni asili nido, è pericoloso questo, pericoloso per la loro salute mentale. Cioè, è tutto l'ascito della Montessori delle neuroscienze, che le mani sono l'organo del cervello, l'organo dell'intelligenza. Se tu le comprometti consentendo ai bambini di fissarsi sulla realtà virtuale da cui vengono attratti in maniera pedissequa, uccidi proprio letteralmente la loro possibilità di sviluppo neuromotorio, psicomotorio e di apprendimento. Bisogna lasciare la sensorialità allo stato puro, è il motorio la base di tutto. Non so quante volte Alberto Oliverio l'ha ribadito nei suoi tanti interventi, anche nei nostri convegni, no? Alberto Oliverio, grande neurobiologo italiano. E allora la scienza va in una certa direzione, il marketing in un'altra. Logico che c'è un business spaventoso, se il marketing riesce a condurre in porto questa operazione di mettere i tablet addirittura negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, tutte le scuole italiane, capite che si tratta di una montagna, no, di soldi, come fu a suo tempo la DAD, una montagna di soldi su queste piattaforme. Non si sa
no, se, dove sono state pagate queste ancora adesso non è chiaro, no? Dove avevano la sede, dove si pagavano. Ecco, quindi sono dire, degli azzardi sul piano scolastico. Dobbiamo sostenere una scuola che utilizza le tecnologie, non che si fa utilizzare. Siamo noi che abbiamo bisogno di un computer, non che ci mettiamo qua e facciamo la scuola. No, qua non si fa la scuola, questo è un servizio. Io nel momento in cui sto parlando qui mi permette di comunicarvi qualcosa, ma questa non è scuola. È la trasmissione di una serie di contenuti basati su delle domande che appunto Fabio Gervasio mi sta facendo. Stop. Ecco, se pensiamo che questa sia la scuola, creiamo questo equivoco. C'è preoccupazione perché compaiono delle linee guida, secondo me, pericolose a cui i genitori si devono opporre. I bambini, cioè, come dice appunto Serge Tisserot, nei primi anni non devono stare davanti ai videoschermi, specialmente nei primi 3 anni, nei primi 6 non devono assolutamente usare le tastiere che compromette il processo di letto-scrittura e anche durante la scuola primaria è sempre un'azione concreta, esperienziale e tanto, tanto interscambio fra gli alunni. Non mi stancherò mai di ripetere che a scuola gli alunni imparano anzitutto dagli alunni, perché il processo di imitazione è quello che ha guidato, no, la nostra specie nel superamento delle altre specie. Non dimentichiamo che tante altre specie, anche di ominidi, sono state lasciate negli incunamboli della storia e siamo rimasti noi. Perché? Perché abbiamo sempre saputo fare squadra, sempre. Il nostro cervello sociale, questo che ci ha permesso di arrivare come genere umano, il famoso Homo sapiens, fino a dove siamo arrivati. E la scuola deve sostenere questi processi di creatività sociale, non di conformismo, di creatività, facendo lavorare gli alunni tra di loro, sviluppando le loro capacità di collaborazione, cooperazione e imitazione. Il famoso mutuo insegnamento su cui si è costruita la storia della pedagogia moderna. Bambini isolati sono un problema per la classe e per loro stessi. Ecco, bisogna assolutamente evitare che si creino, ecco, queste situazioni di esclusione, di allontanamento, ed è anche la legge 517, lontana nel tempo, che ha permesso appunto di chiudere le classi differenziali. Dobbiamo riproporle in un altro modo, ma creare una classe che sappia lavorare come gruppo. Questa è la speranza di una scuola, appunto, come si dice, inclusiva, ma la scuola inclusiva è anzitutto un metodo inclusivo, non è la retorica, ecco, sul recupero dei disabili, ma stiamo scherzando, ecco, è un metodo che specialmente, come ho ripetuto tante volte, anche su questa piattaforma, sa valutare gli alunni per i loro progressi e mai per i loro errori, sempre per i loro progressi. In questo modo si crea veramente l'inclusione, altrimenti c'è mortificazione. Pertanto stiamo lavorando tantissimo e dando a tutti gli insegnanti, quelli già orientati, anche quelli che vogliono orientarsi, i basilari pedagogici di una professione meravigliosa, bellissima. E in questo modo poi senz'altro bisognerà ottenere una miglior qualificazione, non solo professionale, ma anche economica, di questa professione che garantisce il futuro dei nostri bambini, bambine, ragazzi e ragazze. Grazie professor Dovale per essere stato con noi. Grazie.